Come avete visto anche dalle immagini, intanto che attendevate l'inizio di questa conferenza, è un percorso che abbiamo deciso in tre. Abbiamo voluto mettere insieme l'Università degli Studi di Udine con la SOMSI di Cividale e con il Comune di Cividale. Questo per legare ancor di più l'Università di Udine al territorio e ovviamente anche il titolo del progetto, che parla appunto di sostenibilità presente e futura, perché qualcuno aveva fatto, e la vedo presente anche oggi, aveva fatto un appunto sul nostro futuro, ma ovviamente il presente non deve dimenticare il passato e deve proiettarsi al futuro. Abbiamo scelto tutta una serie di conferenze e proprio perché precedente docente e sempre la volta scorsa il professor Pascolini ci aveva parlato di un legame tra persone, noi e il luogo, il territorio. E quando abbiamo scelto questo ciclo di conferenze, eravamo sedute al mio tavolo nella sala del sindaco insieme anche all'assessore Brinis, perché assessore al bilancio avevo bisogno anche di lei, quindi abbiamo lavorato a quattro persone, proprio avevo scelto dei luoghi che mi sembravano corretti, giusti e che identificavano proprio l'appartenenza. I primi due l'abbiamo fatto in Villa De Claricini. Perché questo? Perché la Villa De Claricini, che è una fondazione, fu una donazione che i De Claricini fecero al Comune di Cividale per gestire i patrimoni appunto di questa famiglia. Presso il CDA della Fondazione De Claricini vi è la presenza dell'Università di Udine e la rappresentanza della città di Cividale comporta la nomina di tre persone all'interno del CDA, quindi un grande senso di appartenenza anche nel territorio vicino, che è il territorio di Moimacco, ma ovviamente della città di Cividale. Proprio per la sua bellezza, per la sua storia, per la sua cultura, avevo scelto Villa De Claricini. Gli ultimi incontri, quindi anche quello odierno, invece presso il monastero di Santa Maria in Valle, un monastero che lega i cittadini, anzi le cittadine, a questo luogo, ma è un luogo di cultura, un luogo dove per i cividalesi diventa il gioiello proprio della città, dove insiste questo monumento, il tempietto longobardo, ma c'è tutto l'edificio che ci racconta una storia passata che comunque appunto si ripropone. Proprio il tema di oggi parla di archeologia e quindi quale modo migliore per poterla appunto raccontare in questo posto dove scavi e lavori. Qui è presente anche la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, che è un'archeologa e mi piace sempre dirlo, che ha curato appunto molti interventi e che ha molta attenzione proprio per il nostro monastero. Allora, oggi la sostenibilità ce l'abbiamo proprio con due docenti che ci racconteranno questa sostenibilità, questa arte, cultura, archeologia e turismo. Perché? Perché tutte queste varie voci si raccolgono in quello che è lo sviluppo di un territorio, lo sviluppo di una città. E allora, prima di sentire dalla voce della dottoressa Missana, che ci racconta una breve probabilmente storia di un curriculum dei nostri docenti che oggi ci intratterranno, giustamente eravamo nel progetto e quindi passo la parola alla dottoressa Novelli. Grazie e buon proseguimento di serata. Beh, intanto grazie alla sindaca che ha già riassunto quello che bisogna dire, insomma non occorre aggiungere molto altro. Solo un piccolo così anteprima, il monastero delle Orsoline, quindi la sua storia eccetera, è stata oggetto di uno studio finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha visto come partner anche la SOMSI. Ed è un po' un tentativo, un po' diciamo di archeologia moderna, ma insomma è di storia moderna, comunque di ricordare anche le migliaia di donne
che comunque in questo edificio hanno potuto studiare, quindi hanno potuto emanciparsi, hanno potuto, diciamo, crearsi un futuro probabilmente molto diverso da quelle che avevano le loro nonne, le loro madri. E quindi, diciamo, il fatto che il quarto incontro si tenga qui ha molti aspetti e molte come dire, sfumature, ecco, per noi che ci viviamo, ma anche per chi non ci vive, perché venire in questo bellissimo posto vuol dire veramente riscoprire una parte di storia di una Cividale che, ecco, non sempre si conosce. Ecco, conosciamo naturalmente tutto quello che riguarda il patrimonio UNESCO, però, diciamo, a contorno di questo patrimonio ci sono tante altre storie, tante altre diciamo, ricordi che appunto forse, no? Pubblicheremo, esatto. Va bene, è in fase di pubblicazione, sì, questo piccolo lavoro. Comunque, anche a nome naturalmente della Somsi, vorrei dire che sono state più tre donne che in qualche modo, diciamo, si sono, grazie naturalmente al supporto della sindaca, che era la più entusiasta, ecco, che hanno permesso questi incontri. Questo è il quarto di cinque incontri, il prossimo si terrà il prossimo sabato, e naturalmente a nome della Somsi ringraziamo l'università e in particolare il professor Cadario e la professoressa Simonetta Minguzzi per aver accolto appunto questo invito, nella speranza che sia uno dei tanti prossimi incontri sui quali ci piacerà sicuramente confrontarci e ascoltarvi. Grazie ancora. Benvenuti a tutti e a tutte, grazie signora Sindaca, grazie signora Presidente e grazie ai nostri oratori che hanno accolto l'invito della Sindaca di Cividale a tenere questa interessantissima relazione e, come diceva la Sindaca, non c'era posto più adatto se non questo per parlare di archeologia e per parlare di archeologia verso una visione anche di beneficio turistico, e quindi è un tentativo anche questo, è una strada anche questa per mettere in luce e valorizzare ciò che esiste di estremamente interessante in questa magnifica Cividale e farlo diventare ancor di più un polo attrattivo per persone di ogni età e di ogni preparazione. E due parole sui nostri relatori, dopo però aver portato anche i saluti ovviamente dell'Università degli Studi di Udine e del professor Salvatore Amaduzzi, che è attualmente il delegato del Rettore alla Sostenibilità e che è succeduto al professor Francesco Marangon, che avete visto in questo bellissimo video stipulare il patto con la Sindaca e con la dottoressa Novelli per fare questa serie di conferenze qui a Cividale. C'è un nutrito gruppo di docenti che si occupa di sostenibilità all'Università degli Studi di Udine e appunto tutti con molta entusiasmo e molta capacità di ricerca e di studio portano avanti i progetti che poi diventano di pubblica utilità oltre che di utilità dal punto di vista scientifico. E appunto, parlando di scienza e di ricerca, non dico che presento perché non posso riassumere in due parole, però insomma una brevissima presentazione del professor Matteo Cadario, che è professore associato di archeologia classica presso la nostra università e in particolare presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. E dopo la laurea ha conseguito un dottorato di ricerca in archeologia greca e romana e un diploma di specializzazione in archeologia classica presso l'Università di Milano, oltre che a un perfezionamento conseguito all'estero. Si occupa soprattutto di scultura greca e romana, con un interesse particolare per il linguaggio dei corpi nel ritratto ellenistico e romano e per la relazione tra la scelta di un determinato tipo statuario e il suo contesto. È coordinatore di numerosi gruppi di ricerca che si occupano di, in particolare uno di ricerca sulla scultura a Luni, in collaborazione con il Centro Studi Lunensi,
coordinatore del gruppo di ricerca sulla documentazione iconografica ed epigrafica relativa alle presenze militari in Italia settentrionale nei primi secoli dell'età imperiale. Il professor Cadario si occupa anche di scavi archeologici in Italia e all'estero e quindi ha dei filoni di ricerca specifici che sta seguendo con gruppi di studiosi e anche di studenti. E la professoressa Simonetta Minguzzi, la cara professoressa, docente ordinaria di archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, è stata già delegata del rettore per le attività archeologiche, è un punto di riferimento fermo per la nostra università per questo importante settore. È stata docente anche presso la Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici, quindi con l'Università, oltre che di Udine, di Trieste e la Ca' Foscari di Venezia. È docente presso corsi di dottorato in Scienze delle Antichità dell'Università, sempre di Venezia, sia di Ca' Foscari di Venezia, sia di Trieste che di Udine. La professoressa ha partecipato a numerose campagne di scavo e di ricognizione sia in Italia che all'estero. Anche ella è coordinatrice di studi e di ricerche sull'incastellamento della pedemontana friulana, coordinatrice del progetto di ricerca su castelli d'acqua ed insediamenti fortificati lungo le vie d'acqua e membro di numerosi progetti di ricerca. Ovviamente questo è solo un piccolissimo così tratto che ho voluto fare dei nostri professori, perché la loro storia di ricerca e di studi appassionante e intensa, insomma, è molto più vasta di quanto ho detto. Quindi, nel ringraziare nuovamente i nostri due relatori, cedo loro la parola. Grazie. Non so se possiamo possiamo smascherarci. Siamo sufficientemente lontani, comincio io, insomma, il nostro sarà un dialogo, quindi cercheremo di dialogare, insomma, sostanzialmente. Io ringrazio prima di tutto, per, a nome di entrambi in questo caso, per il gentile invito, è un piacere essere qui a Cividale, insomma, anche in un posto così carico di storia per noi e così importante. Ecco, cercando di riflettere appunto su quello che ci è stato anche chiesto di riflettere, quindi su turismo, archeologia, sostenibilità, da un certo punto di vista io ripensavo in questo caso a un romanzo che mi è piaciuto molto, insomma, di molti anni fa, in realtà ormai, perché è uscito negli anni Ottanta, di uno scrittore americano che amo, che è Don DeLillo. Questo romanzo Nomi parlava dei turisti e ne parlava, devo dire, in maniera abbastanza critica, sostenendo che il turismo è una delle attività più irresponsabili che esistano nei confronti di fatto del territorio che si visita, perché un turista viene, diciamo, sfrutta, entro certi limiti consuma, potremmo dire, quel territorio. Noi magari speriamo che lui poi consumi anche molto, diciamo, ovviamente, però ecco, insomma, questo sa va san dir, però da un certo punto di vista in qualche modo gli effetti, ecco, del consumo suo poi non li vive, perché riparte e se ne va e quindi lascia quel territorio. E uno degli scopi del gioco, indubbiamente nostro, dovrebbe essere come fare, diciamo, ad evitare, in qualche modo a renderlo più responsabile. Ecco, forse l'unico modo è rallentarlo. Ecco, rendere, cioè rallentare di fatto la velocità sostanzialmente dei flussi turistici, e quindi tenere in qualche modo di più, ecco, se possibile, le persone sul territorio, quindi farglielo conoscere meglio in maniera tale che questo rallentamento provochi anche una maggiore assunzione di responsabilità, ecco, nei confronti del territorio stesso. Io farò, diciamo, un esempio. Il turismo croceristico è il massimo del consumo, ecco, perché è un turismo velocissimo che certo può essere comunque portare dei vantaggi economici nei territori che sono
frequentati dalle crociere, perché quando arrivano i croceristi spendono mediamente 60-70 euro al giorno, questo lo dicono. Io adesso coordino il corso di turismo culturale, per cui mi sono dovuto informare, ecco, su questi aspetti, quindi tutti quanti amiamo la loro presenza perché spendono molto, però contemporaneamente è un turismo che consuma tantissimo e che è un turismo anche molto molto veloce, quasi rapace, insomma, nella maniera di sfruttare il territorio che frequenta. E la sostenibilità si può ottenere solamente se questo turismo, diciamo, lo rallentiamo il più possibile, ecco, insomma, lo facciamo andare a piedi quasi, non dico ecco. Il turismo camminante, insomma, ma del resto abbiamo, insomma, famosi esempi di itinerari di questo genere. Pensate al Cammino di Santiago, insomma, fondamentalmente, che è diventato anche in questo senso un itinerario turistico. E cercando quindi di declinare in qualche modo questa esigenza, insomma, con l'archeologia e anche con la situazione, insomma, della regione Friuli, confrontandoci anche su questo, abbiamo pensato che uno degli aspetti che si potrebbero sfruttare di più anche per il turismo archeologico, visto che la regione ha investito molto fondamentalmente sulle ciclovie, che sono un'esperienza che effettivamente porta un buon numero, diciamo, di turisti sul territorio. E visto e considerato che molto spesso in realtà queste ciclovie si possono quasi sovrapporre alla viabilità romana, fondamentalmente, forse questo sarebbe, ecco, questa è una delle principali vie che attraversano il Friuli, la via Iulia Augusta, che sostanzialmente andava da Aquileia verso Virunum, verso l'Austria, e che intercetta in questo, verso Virunum o verso anche il territorio di Aguntum. È sostanzialmente, corrisponde quasi perfettamente a una delle ciclovie che sono state selezionate, che sono in corso di che sono state realizzate di fatto dalla regione, e intercetta una parte significativa dei nostri siti archeologici, non direttamente in questo caso Cividale, ma in realtà passando da Zuglio, sostanzialmente da un certo punto di vista coinvolge strettamente anche Forum Iuli. Però è solamente un esempio a cui abbiamo pensato. Si potrebbe, sotto certi aspetti, cercare di collegare per mantenere in qualche modo turisti di più sul territorio, collegandoli ovviamente anche a un interesse per l'archeologia. Bisogna offrire loro uno storytelling, insomma, sostanzialmente, come si dice adesso, quindi direi una narrazione, un racconto, un collegamento in qualche modo tra siti archeologici e la via Iulia Augusta, in questo caso, potrebbe essere un possibile percorso, e non solo, ovviamente anche la via Iulia Augusta, ma in qualche modo le sue diramazioni e i vari rapporti che ci sono tra i vari siti archeologici possono diventare un'occasione, insomma, che ci consenta di fermare il più possibile i turisti e di dare loro un collegamento, ecco, di inserire un racconto che in qualche modo li mostri e li spinga a rimanere, a fermarsi di più e a visitare più cose. Abbiamo appunto meditato su questi aspetti e il fatto che occorra assolutamente rallentare il turista deve anche, parte questa nostra riflessione anche dal titolo che noi abbiamo dato a questa conversazione. Cioè, il turismo archeologico in questa regione è un turismo che definirlo, secondo me, di nicchia è già così utopico, utopistico, perché rispetto ad altre regioni d'Italia il turista di fuori regione viene in Friuli in genere non per i resti archeologici,
con l'eccezione in parte, solo in parte, di Aquileia, perché la regione ha investito molto sulla pubblicità o sull'investimento anche di comunicazione su Aquileia. Mentre altri siti come Cividale stessa sono molto meno conosciuti in Italia. Quindi il turismo archeologico che si può affrontare, almeno dal mio punto di vista, è un diverso turismo archeologico, non quello che normalmente viene considerato. Quindi un turismo, come si diceva, il turismo archeologico, poi in modo particolare, si presta molto al mordi e fuggi, soprattutto nei grandi siti. Qui grandissimi siti non ce ne sono e quindi in realtà questa regione, proprio da un punto di vista archeologico, avrebbe un potenziale enorme nel valorizzare i piccoli centri che si possono a questo punto visitare solo, come dicevamo, con un turismo lento o lentissimo, perché è disseminato, sono tutti disseminati nel territorio. Quindi in realtà il grande patrimonio, non solo archeologico, ma in questo caso è proprio un patrimonio paesaggistico, storico e archeologico, proprio un patrimonio naturalistico e culturale in senso generale, è il territorio stesso, che andrebbe conosciuto più approfonditamente. L'unico modo, secondo noi, per conoscere il territorio è quello di viverlo lentamente, conoscendolo, e di qui anche la nostra idea di collegare tutto attraverso un racconto che deve essere ponderato. Quindi ecco che il turismo che noi vediamo, il turismo culturale che si potrebbe realizzare in Friuli, è un turismo che ha alla base una solida conoscenza e ricerca sul territorio a 360 gradi e che va poi raccontato e insegnato e valorizzato al turista che deve imparare che per conoscere e capire e apprezzare una cosa deve conoscerla, rispettarla prima di tutto e assaporarla lentamente. Ecco, insomma, ho provato in questo caso per farvi vedere, insomma, abbiamo cercato di mettere insieme, tanto per iniziare, una sorta di percorso romano. Ovviamente, insomma, di Aquileia vi facciamo vedere solamente così una. Chiaramente Aquileia in questo momento ha la necessità verosimilmente di avere un maggior numero, di siti effettivamente aperti e visitabili. Ecco, perché diversi edifici in questo momento, l'anfiteatro di fatto non sarà mai effettivamente visitabile, il teatro anche molto difficilmente. Io parlo anche per le grandi terme, speriamo, insomma, come Università di Udine, di arrivare effettivamente ad offrire poi un vero e proprio percorso visitabile anche in questo edificio, però c'è già il Museo Archeologico Nazionale, ci sono tutte quante le recenti aperture che già costituiscono un pacchetto, insomma, significativo di una proposta che può mantenere per un po' di tempo sul territorio aquileiese, insomma, un eventuale gruppo di turisti. E insieme a questo ovviamente si può cercare di offrire un percorso seguendo più o meno la via Iulia Augusta o anche una delle ciclovie che si muova verso. Io adesso ho messo Tricesimum semplicemente perché era una delle stazioni, una stazio, quindi uno dei luoghi di cambio, sostanzialmente lungo il percorso della via Iulia Augusta, perché lì vicino, a due passi, c'è il castello di Cassacco, che sfortunatamente in questo momento mi risulta chiuso, perché ho proprio provato pochi giorni fa per essere sicuro, per vedere se effettivamente era aperto, ma che contiene una interessante collezione di statue romane, probabilmente di provenienza aquileiese,
che sarebbe utile, diciamo, valorizzare. Per esempio, a parte l'ennesimo togato, fondamentalmente quella statua verosimilmente funeraria di un soldato è un pezzo quasi unico che ha dei confronti solamente per tipologia, per idea, diciamo, di fare un monumento funerario, verosimilmente un grande monumento funerario che ospitava una statua tutto tondo e non una semplice stele funeraria, a confronti solamente nel centro Italia, più o meno di età tardo-repubblicana e augustea. Quindi ci sono anche dei tesori, delle opportunità che andrebbero, che se inserite all'interno di un percorso, insomma, fondamentalmente, che riunisca i vari siti archeologici, può essere particolarmente, può offrire, insomma, un'alternativa e far sì che dei turisti si muovano di più per la regione. Ovviamente non posso non citare lungo la via Iulia Augusta Iulium Carnicum, Zuglio, con il suo museo che ha anche degli interessanti materiali altomedievali, non solamente romani, e con insomma, un sito piccolo ma estremamente interessante, insomma, con basilica, il tempio, le basi di statue e poi altre, diciamo, la possibilità veramente di, in questo caso, di visitare un piccolo municipio, ecco, di vederlo, è un'opportunità che andrebbe ulteriormente, e collegandola, ovviamente, in questo caso, cercando di collegarla il più possibile agli straordinari rinvenimenti che si trovano qui a Cividale, sia le due immagini sclipeate, che sono un pezzo, sono due pezzi, insomma, sono anche questi due pezzi unici fondamentalmente, perché immagine sclipeata in bronzo, l'imago clipeata più piccola con il togato e in particolare, insomma, il Gorgoneion, per me sinceramente questo Gorgoneion di tipo orrifico è un pezzo meraviglioso e di fatto, insomma, sono pezzi quasi unici che quindi potrebbero da questo punto di vista entrare in una narrazione, non solamente nel caso di Cividale, dove chiaramente il museo ovviamente ha una grandissima importanza, soprattutto per l'alto medioevo, perché quello che offre dal punto di vista alto medievale è assolutamente unico, però per la nostra regione sia le due immagini sclipeate, cioè o meglio l'imago clipeata meglio conservata, i frammenti di quella più grande, sia soprattutto il ritratto, è un pezzo, sono due pezzi veramente di una, insomma, sono due opere di qualità molto alta e da un certo punto di vista si dovrebbe cercare di collegare più strettamente da una parte Zuglio e la Carnia di conseguenza e Cividale, in maniera tale in qualche modo da ricontestualizzare da una parte questo ritratto e le immagini sclipeate in Zuglio e da Zuglio capire che in realtà degli oggetti straordinari si trovano a Cividale, quindi cercare di unire meglio in questo caso, insomma, si può dire lo spazio carnico intorno a Zuglio da una parte e Cividale dall'altra, perché insomma onestamente noi di immagini sclipeate ne abbiamo tante, le conosciamo, facevano parte molto spesso dei programmi decorativi delle basiliche ed è possibile, è probabile che quelle in bronzo effettivamente sono state trovate nella zona della Basilica di Zuglio e nella parte sotterranea, e quindi è secondo me più probabile che effettivamente facessero parte del programma decorativo di questo edificio. Ma ne abbiamo tantissime in marmo, ma non così in bronzo, e quindi si tratta, diciamo, di una testimonianza eccezionale.
E il ritratto è un ritratto, io accetto la cronologia traianea, so che ci sono insomma posizioni diverse in proposito, accetto la cronologia proposta dal professor Rebaudo, in questo caso dal mio collega, e vi faccio vedere anche un ritratto di Traiano che ha sostanzialmente, noi studiosi diciamo di ritrattistica ci divertiamo di solito a contare le ciocche delle frange, perché le frangette in realtà sono uno strumento in qualche modo con cui gli scultori romani rendevano identificabili i personaggi rappresentati, e c'è una parte della frangia di Traiano che corrisponde, di uno dei tipi ritrattistici di Traiano, che corrisponde molto bene a quella del ritratto di Zuglio, che è qui a Cividale, che sarebbe quindi molto probabilmente un privato, tra virgolette, un personaggio importante locale, che verosimilmente si ispira per mostrare la propria lealtà o semplicemente perché era di moda in quel momento all'immagine dell'imperatore suo contemporaneo, verosimilmente. E fatto sta che è insomma una testimonianza veramente anche straordinaria, artisticamente di un livello molto elevato, che colpisce, devo dire, in un municipio come Zuglio, ecco, fondamentalmente, come Iulium Carnicum, che sembra apparentemente isolata, ma in realtà proprio la presenza di una bottega di botteghe di bronzisti che lavorano a così alto livello dimostra che in realtà diciamo il percorso della via Iulia Augusta funzionava in qualche modo, ed era un percorso che evidentemente portava anche ricchezza nel municipio e consentiva di commissionare oggetti di questo genere. E sempre adesso questa è la parte diciamo romana, naturalmente per gli scalatori c'è anche la possibilità di salire fino al passo di Montecroce, dove mi colpisce molto sempre la presenza di quelle tre iscrizioni rupestri romane, che ricordano i molteplici interventi nel territorio tra il II e il IV secolo d.C., in cui progressivamente questa via, che era un'importante via di passaggio, viene spostata leggermente, viene rifatta, lasciando sempre una testimonianza nelle iscrizioni rupestre di interventi che sono anche interventi imperiali. Questo ci ricorda quanto la via Iulia Augusta fosse verosimilmente strategica anche dal punto di vista militare nel tardo antico. E per continuare, in realtà dalla diramazione diciamo che va verso Virunum, cioè verso Tarvisio, insomma sostanzialmente, che è un'altra parte delle nostre ciclovie, c'è questo in realtà poco noto ma delizioso museo antiquarium, fondamentalmente di Camporosso Tarvisio, che era una stazio che si trovava, stazio è sempre in questo caso verosimilmente punto di confine di fatto tra l'Italia e il Norico, in cui è stato scavato in gran parte un piccolo mitreo, quindi un luogo di culto di questa divinità che si diffonde molto nel ceto soprattutto dei funzionari e dei soldati tra il II e il III secolo d.C., e che ha delle diciamo caratteristiche, in questo caso la presenza per esempio non solo di iscrizioni di schiavi iniziati, ma anche di un'immagine del mitra che nasce dalla roccia, il mitra petrogenito cosiddetto, che è un'immagine molto rara, ma che comunque ci dà l'idea di una frequentazione importante, insomma, di una presenza, direi anche di verosimilmente di funzionari, di una stazio che evidentemente era frequentata. E anche un piccolo antiquarium come questo è un gioiello, diciamo, pur nelle sue dimensioni ridotte, che facendo il più possibile sistema può servire a tenere sempre di più i turisti sul territorio. Il problema è appunto quello, come diceva Simonetta, di avere, ecco, di non schiacciarsi su Aquileia da un lato, che
ha molto potenziale ovviamente, ma di convincere per fare turismo archeologico a muoversi di più sul territorio e a inserire nel sistema, sfruttando proprio i collegamenti. Io adesso parlo soprattutto di un turismo archeologico romano, perché sono un romanista fondamentalmente, quindi naturalmente bisogna poi interagire anche con il Medioevo o con la protostoria eventualmente, non solamente con la romanità, cercare di recuperare anche queste piccole, queste testimonianze minori è molto importante. Adesso purtroppo non possiamo fare interagire il Mitreo di Camporosso con il Mitreo di Aquileia, perché il meraviglioso mitra taurocono policromo trovato ad Aquileia è a Vienna, quindi, perché c'è finito, lo trovarono quando Aquileia era ancora nell'impero austro-ungarico, ed essendo la grande scoperta dal punto di vista della scultura in quel momento di Aquileia, fu subito inviato a Vienna e è tornato solamente 2 anni fa, insomma, per una mostra organizzata dalla fondazione, ma ci ricorda l'importanza del culto di Mitra in regione, che riguarda anche Trieste, insomma, fondamentalmente, su cui sarebbe utile anche cercare di costruire, insomma, una narrazione. Insomma, nel III secolo d.C. vi ricordo che Mitra era l'alternativa al cristianesimo, era, diciamo, nel quadro, potremmo dire, della crisi. Il cristianesimo era, sì, l'alternativa a Mitra, ecco, giustamente. Nel quadro della crisi delle divinità tradizionali, che probabilmente è determinata da eventi traumatici, la grande peste antonina, la prima pandemia nel secondo secolo d.C., probabilmente un'epidemia di vaiolo che fece più o meno un 30% di morti in totale sul numero di cittadini dell'impero. Ecco, noi troviamo, da Londra provengono delle interessantissime tessere in cui ci sono delle invocazioni disperate ad Apollo, che probabilmente sono state fatte proprio durante Apollo, in teoria aveva competenze mediche, insomma, sostanzialmente, ma chiaramente le divinità tradizionali non riescono a rispondere alla crisi che l'impero, per il suo stesso successo, sta affrontando. Perché una delle ragioni per cui si pensa che questa pandemia sia così devastante è proprio il fatto che l'enorme successo demografico dell'impero tra primo e secondo secolo d.C. crea delle città dove si vive sempre più vicini l'uno all'altro, e questo di fatto, appena si presenta il giusto agente patogeno in grado di sfruttare l'occasione, chiaramente provoca un disastro. E il risultato è che le divinità tradizionali verosimilmente a questo punto cominciano a non essere gli dei olimpici a rispondere in qualche modo in maniera efficace, e quindi divinità di origine orientale, tra i quali è anche Cristo da questo punto di vista, sono una risposta, e Mitra è un'altra risposta. Mitra piace molto ai funzionari, per esempio, ai funzionari di Stato, ai militari. Ha però un difetto organizzativo sostanzialmente, che tutte quante le associazioni mitraiche sono culti misterici di piccoli gruppi, non si danno mai un'organizzazione gerarchica, insomma, sostanzialmente non c'è una gerarchia, non ci sono dei vescovi, ecco, sono tante piccole associazioni, e questo probabilmente nell'ottica della competizione tra divinità, the clash of the gods, come le ha chiamate uno studioso americano, fondamentalmente, che avviene nel terzo secolo d.C., lo rende perdente alla fine, ecco, sì. Al di là, diciamo, il cristianesimo da questo punto di vista si è dimostrato vincente perché era un culto misterico, perché è strutturato come un culto misterico il cristianesimo, però è universale, non è destinato a pochi ma è universale, e inoltre da subito ha avuto una gerarchia ben precisa, ferrea, che ricalcava sostanzialmente la gerarchia, poi dopo si è sovrapposta ovviamente la gerarchia romana di organizzazione amministrativa, attenzione, amministrativa romana, e quella è stata l'organizzazione, e anche insieme alle altre religioni misteriche che si diffondono appunto nel secondo, fine secondo, terzo secolo, quelle orientali soprattutto, quello di sfruttare nella comunicazione l'immagine,
non tanto la parola quanto l'immagine. Nel momento in cui le religioni orientali cominciano a sfruttare questo linguaggio, che è un linguaggio sovralinguistico, acquisiscono una diffusione che prima non avevano. Questo succede sia, adesso io mi occupo più che altro di cristianesimo, però questo è il momento in cui si diffonde, succede anche alla religione ebraica, che comincia a utilizzare le immagini. Noi pensiamo sempre a queste religioni orientali come religioni aniconiche, in realtà non lo sono, lo diventano nel Medioevo, prima non lo sono. Sì. Sfruttano moltissimo il linguaggio della visiva, il linguaggio dell'immagine. Sì, beh, infatti l'iconografia del mitra petrogenito come quella del mitra tauroctono sono sempre uguali, di fatti, quindi sono icone da un certo punto di vista. Ecco, noi abbiamo pensato da un lato di fare, diciamo così, questa riflessione, insomma, che si possano cercare di mettere anche in circolo, potremmo dire, di più questi. Intorno, insomma, indubbiamente a un centro che può essere Aquileia, al centro di richiamo, insomma, da un certo punto di vista, che può essere Aquileia, anche sfruttando percorsi come possono essere le ciclovie, mettere in evidenza anche la presenza importante, insomma, dell'archeologia romana in regione, in questo senso ovviamente anche qui a Cividale. In rapporto ovviamente anche a quello che c'è anche a Iulium Carnicum o anche siti minori come Camporosso, che andrebbe veramente conosciuto e visitato di più, o anche per esempio casi di luoghi di collezione di fatto come il castello di Cassacco. E poi abbiamo pensato anche queste sono sempre le immagini di fatto del mitra petrogenito da Camporosso, che di fatto, come vedete, è la stessa identica iconografia del rilievo che proviene da Roma. È un giovanissimo mitra che è caratterizzato sempre dal berretto frigio, che è l'orientale, che nasce dalla pietra, e quello sotto è il mitra tauroctono, il mitra che uccide il toro, proveniente da Aquileia, che adesso è a Vienna. E l'altra cosa che abbiamo pensato, sempre per un turismo lento, sono ovviamente le idrovie cosiddette, insomma, quindi che nuovamente possono consentire di costruire, insomma, dei percorsi orizzontali, insomma, non verticali, ecco, di fatto, come sono soprattutto le ciclovie. E questo ovviamente, da un lato, si parte sempre da Aquileia, insomma, con il suo straordinario porto fluviale. Queste sono le ricostruzioni della fondazione, con altri aspetti, questo è quello che si può vedere attualmente, ovviamente, cui si possono collegare racconti sull'importanza del commercio. Io faccio una cosa un po' più anche impopolare, anche sull'importanza della guerra navale, perché sicuramente ad Aquileia, da questo punto di vista, ci sono diverse testimonianze anche molto interessanti, prue rostrate di navi da guerra, oppure quella metopa del fregio dorico, di un importante monumento pubblico, rappresenta una delle grandi poliremi, delle grandi navi che scompaiono di fatto dopo la battaglia di Azio, insomma, è ancora qui rappresentata, e ci ricorda anche l'importanza militare, non solamente economica, del porto di Aquileia. E naturalmente idrovie significa mantenere stretto il collegamento, che è anche un collegamento storico che vale anche per il Medioevo, ovviamente, con Grado, da cui provengono anche, dove si trovano anche degli importanti, delle importanti stele funerarie come questa di militare, o parti di sarcofagi come quella di questo veterano, che probabilmente di provenienza originariamente aquileiese. Ma ci sono anche delle cose che provengono dalla laguna di Marano, per esempio, c'è una statua togata che proviene da lì, e naturalmente ci sono anche poi le idrovie in senso stretto. La nostra università scava da tempo sul fiume Stella, non solo
per il ritrovamento di un relitto in questo caso, ma anche per la presenza di uno dei ponti lungo la via Annia che è stato individuato e che è sempre in corso di scavo da parte del dottor Massimo Capulli e dell'Università di Udine. Ma le idrovie possono essere anche altre, ovviamente, io ho fatto solamente questo esempio, e pensare a percorsi marittimi può significare anche recuperare il Timavo, insomma ci sono anche le terme di Monfalcone, le terme romane di Monfalcone, le ville del territorio di Trieste e naturalmente ricollegarsi a Trieste stessa, che è un'importante città romana, cosa da non dimenticare, con delle importanti testimonianze e musei di argomento, insomma, con sculture, le statue del teatro, il teatro stesso, la basilica, e, insomma, ci sono molte cose da vedere, quindi cercando di mettere tutto quanto a sistema, fondamentalmente l'offerta archeologica della regione può diventare insomma interessante, e visto che parliamo di sostenibilità, molte di queste cose sono raggiungibili appunto non necessariamente utilizzando mezzi a propulsione come macchine o altro. Certo, ci sarebbe, ne parlavamo, da fare una riflessione sull'utilizzo del treno. Sì. Che riguarda, non, io sono sempre, è bellissimo il collegamento che avete qui tra Udine e noi siamo venuti in macchina, in realtà, sì. Siamo stati incoerenti, però il collegamento Udine-Cividale è, insomma, è comodo, e altri collegamenti andrebbero migliorati, ecco, per esempio puntare di più su un turismo di ferroviario significherebbe affrontare il problema del collegamento tra Cervignano e Aquileia e Palmanova in maniera un po' più, insomma, risolutiva. Sì, efficace, ecco, perché uno non debba chiedersi arrivare nella stazione Cervignano a cui lei è a grado chiedendosi come fare poi, aspettando un pullman con fiducia, un pullman che arrivando da Udine lo porti ad Aquileia o a grado. Un pullman, ecco, che non è mai diciamo coordinato con l'arrivo del treno. Appunto, cioè questa sarebbe una cosa. Sono piccole cose, piccole, ma evidentemente difficili da realizzare, perché è sempre stato così e non si riesce a risolvere questa questione. E no, sto andando indietro così. Punto teso con il laser. Ecco. Ricollegandomi alle vie d'acqua, sfruttate anche in età romana, e quello che dicevo anche prima di come in realtà il turismo archeologico di questa regione potrebbe diventare un palinsesto storico, perché più che in altre regioni d'Italia la viabilità è rimasta la stessa. È rimasta la stessa dall'età romana all'età medievale, perché segue percorsi naturali. La natura, il territorio ha condizionato fortemente le comunicazioni in questa regione fin tanto che non è arrivata l'autostrada. Le autostrade dappertutto hanno stravolto la viabilità storica, ma qui relativamente, perché anche le autostrade seguono in qualche modo la viabilità naturale, cui poi dipende la viabilità storica. Perché se uno guarda le strade storiche e guarda la ciclovia, il sistema delle ciclovie, ricalcano perfettamente le vie, la ciclovia ricalca la viabilità storica. Quella medievale, di un certo periodo in poi, studiato recentemente tra l'altro proprio in connessione con le idrovie, studiato sempre da Massimo Capulle e da Elisabetta Scarton, che è la storica del Medioevo che abbiamo, una delle storiche che si occupa del Medioevo che abbiamo all'università, hanno in un recente lavoro hanno identificato
questa integrazione tra la viabilità d'acqua e la viabilità di terra che si realizza proprio nel Medioevo con l'asse Nord-Laguna, facendo delle, in particolare del fiume Stella, che è il fiume diciamo nel Mediterraneo, nel bacino mediterraneo navigabile posto più a settentrione, il punto d'arrivo di collegamento con tutta la le comunicazioni d'Oltralpe, in modo particolare poi successivamente alla prima crociata, nel periodo delle crociate, la comunicazione dei pellegrini d'Europa che arrivavano e si imbarcavano verso la Terra Santa. Quindi fino a Precenico, c'era l'ultimo porto di imbarco, l'ultimo attracco fluviale, il fiume Stella è navigabile nell'ultimo tratto tutto l'anno, quindi arrivavano via terra, poi si imbarcavano e proseguivano verso Ancona, Brindisi, Venezia, Ancona, Brindisi, con la navigazione poi antica che si fa sempre sotto costa. E confermato questo dagli importanti possedimenti che avevano i cavalieri teutonici, gli ospedalieri in regione, proprio lungo il fiume Stella e lungo tutta la viabilità verso il passo della Mauria di Monte Croce Carnico, e cui loro, gli ospedalieri, avevano organizzato una serie di ospitalia, quindi di alloggi per i pellegrini. Già questo ci dice, ci può dare una traccia di come, non dico arrivare al Cammino di Santiago, ma come sarebbe possibile ricostruire un percorso anche di camminata, insomma, un percorso di turismo molto lento. Come dicevo, il turismo archeologico alla fine andrebbe fatto a piedi. Però lungo il fiume Stella, per esempio, passa la ciclabile, quindi ci sono ancora questi, potremmo ricostruire in qualche modo questi percorsi storici anche utilizzando i percorsi attuali. L'importante, come vi dicevamo prima, è riuscire a ricostruire storicamente, passatemi il termine, vendere il turismo archeologico, che secondo me deve essere proprio un palinsesto storico per questa regione, perché ha delle potenzialità incredibili. Tra l'altro, qui vedete in questa immagine ci sono, cioè sono una porzione del territorio, individuati i fiumi, al di là del tagliamento, gli altri fiumi di risorgiva, che sono quasi tutti navigabili nella parte bassa, ovviamente da piccole imbarcazioni, ancora adesso sono navigabili con imbarcazione da diporto, perché ad Aquileia lungo il canale si arriva con imbarchi, lungo il fiume Stella si arriva fino ad Aris in barca. Sì, con piccole barche, però la portata d'acqua lo consente. Tra l'altro, questo del fiume Stella è già un interessante esempio di come, vi dicevo prima, ci possono essere interessi diversi e concorrenza di esperienze diverse, perché è stato fatto un progetto naturalistico sul fiume Stella, un progetto europeo, che potrebbe benissimo essere integrato con un progetto di turismo sostenibile, un turismo lento, per conoscere il territorio. Quindi non solo, in questo caso, poca archeologia si può vedere se non ti immergi nel fiume. Sì. Però c'è un progetto di musealizzazione. Certo, del Parco dello Stella. Sì. Per portare a esporre, insomma, i ritrovamenti. Stiamo lavorando anche quello con il nostro dipartimento, e quindi per dare respiro anche a questo tipo
diciamo, percorso sostenibile archeologico. E, si naviga sullo Stella fino a qui, poi via terra si arriva fino alla zona delle risorgive, dove che si incrocia il fiume con la strada, e difatti la zona, diciamo, dei castelli è in questa zona tra l'incrocio della strada con i fiumi navigabili. I castelli nascono in questa zona a controllo dei guadi del Tagliamento e a controllo delle vie e dei commerci che si svolgevano in via acqua, perché nel Medioevo la via d'acqua è la più importante in assoluto, la più semplice, e quindi tutta una serie di castelli nasce a controllo di queste vie d'acqua. Strassoldo è sul castello di Strassoldo, l'altro sull'Ausa, quindi che era navigabile fino a Cervignano, dove c'era anche l'attracco fino a Cervignano, e è importante l'acqua, questo per dirvi, ci sono castelli, ci sono resti, ma ci sono anche ancora gli impianti storicizzati di lavorazione sull'acqua, cioè ci sono tutti i mulini. Il mulino più famoso forse è quello di Sterpo, alle risorgive dello Stella, ma questi sono i mulini nella zona di Strassoldo, e ce ne sono tantissimi di mulini, e in parte noi ne abbiamo censiti per il territorio che abbiamo studiato. Anche questo potrebbe essere un percorso, un racconto da poter diciamo, valorizzare, in modo da dare delle alternative al turista. E il turista archeologico, come dicevamo prima, in genere il turista archeologico, passato il termine, è un turista mordi e fuggi, cioè vuole fare un viaggio per vedere quella cosa. Qui non si fa, cioè non si può. Organizzi un viaggio per vedere il museo di Giulio, di andare a Giulio, non so quanti. Tu devi organizzare un viaggio per vedere un territorio, per conoscere un territorio che, oltre in questo caso ad Aquileia, cioè, può avere, e Grado, può avere la possibilità delle alternative di tipo diverso, per integrare anche una conoscenza, per arricchire una conoscenza. Sulla carta è bellissimo, va tutto costruito, ma va costruito proprio da un punto di vista culturale da parte degli operatori, va insegnato questo anche a chi si occupa dell'alberghiero, della ristorazione, che non vorrebbe avere un riscontro più immediato. Ecco, questo per esempio è i fiumi del Friuli con indicati i castelli, questa la carta costruita da Miotti, i castelli della Bassa, quindi a valle della linea delle risorgive. Non ce ne sono tanti, perché la maggior parte è nella zona a nord delle risorgive. Aquileia fa... Questa è un'immagine vecchia di Aquileia, non c'è ancora la ciclovia, però mi consente di avviare una riflessione. Allora, Aquileia si presenta, come abbiamo detto, è stata presentata dalla regione come il fiore all'occhiello archeologico, cioè tutto puntato su Aquileia. In realtà si è puntata sull'Aquileia romana, tralasciando invece la cosa veramente unica che c'è ad Aquileia, che è la Basilica. La Basilica è un documento storico eccezionale, non ce n'è un altro nel Mediterraneo così. E inoltre cioè il rapporto fra Aquileia, Basilica e ciclovia è ancora tutto da inventare. La ciclovia passa dietro la Basilica, dietro l'asse della Basilica, i turisti non si fermano. Certo, dicono, siamo ormai a pochi chilometri da Grado, che è la nostra meta, arriviamo a Grado, ma poi non tornano.
non ripassano, non gli viene neanche in mente. Cioè, io mi chiedo, passano, vedono questa cosa, e ormai sono talmente stanchi che non capiscono più niente. Perché non viene... Bisognerebbe andare più lentamente. Esatto, anche in bicicletta bisognerebbe andare più lentamente. Difatti, ultimamente, stavamo parlando, venendo in macchina, in Toscana si sono opposti alla creazione di una ciclovia europea che passa attraverso il parco di San Rossore, proprio perché l'hanno definita un'autostrada in bicicletta, e quindi già è troppo veloce per la sostenibilità dell'ambiente, giustamente, dell'ambiente del parco. Quindi, come vedete, anche parlare di sostenibilità non in automatico si può ritenere sostenibile, ad esempio, la bicicletta o una barca. Bisogna vedere come, quando e soprattutto la quantità di persone e la velocità di attraversamento. Sì, il problema della sostenibilità, infatti, secondo me è questo di fatto, cioè quello su cui, diciamo, un modello turistico che punti solamente su dei grandi hub turistici, come si dice adesso, è insostenibile indipendentemente da come questi hub vengono raggiunti, ecco, anche se ci andiamo appunto a piedi, quindi... Se siamo troppi... siamo comunque troppi, perché siamo poi ci vogliono delle strutture appunto anche per accogliere le persone, insomma, quindi in ogni caso si arriva a un consumo del territorio che può essere anche il consumo del... edile, insomma, di fatto, dell'edilizia del territorio per trovare un numero sufficiente di strutture dove ospitare chi arriva. Il problema su cui bisognerebbe puntare è diversificare fondamentalmente, cioè cercare di spargere sul territorio, diciamo, questi turisti, quindi vendere il prodotto, come può essere, tanto io uso volutamente questi termini anche se non mi appartengono molto, però vendere in qualche modo l'esperienza, come diceva Simonetta, che può essere in questo caso vendere il Friuli, insomma, fondamentalmente vendere, insomma, in qualche modo un paesaggio, un territorio con una sua storia e con le varie possibili cose da vedere, e ovviamente con intorno un'offerta che poi può riguardare, come ovvio, anche l'enogastronomia, insomma, e anche altri aspetti che fanno parte della cultura della regione. Ma quello, diciamo, puntare su questo è un problema, secondo me, generale anche in questo momento della gestione del nostro turismo culturale a livello anche nazionale, fondamentalmente, perché si esibiscono, diciamo, i 7-8 milioni di visitatori del Colosseo, che sono ovviamente tanti, insomma, fondamentalmente, però non ci si rende conto che in realtà dovremmo cercare anche a Roma, dico, di distribuirli e di mandarli, come dire, di più al Museo Nazionale Romano, esatto. Per esempio, ecco. Io parlo come dire, da romanista parlo in questo momento. Dove in genere ci sono solo, ecco, io e tre, ecco, stranieri. Cioè, i 7 milioni di visitatori del Colosseo indubbiamente sono anche tanta roba, più o meno per 12 euro di biglietti ciascuno, con magari con esenzioni, eccetera, fanno un determinato fatturato, insomma, me ne rendo conto. Però lo scopo dovrebbe essere quello di magari anche avere un milione in meno di visitatori al Colosseo, ma avere un milione in più di visitatori al Museo dei Fori Imperiali, che è a due passi e che dovrebbe interagire di più, ma è comunale, mentre il Colosseo è statale, quindi, ma questa è un'altra storia. Però è una storia che in Italia incide, insomma, il rapporto tra ciò che è comunale, ciò che è nazionale, i musei provinciali dove ci sono ancora, e ci sono ancora, soprattutto in Italia meridionale ce ne sono anche di importanti come Capua e Brindisi, è difficile delle volte far fare un sistema, insomma, fondamentalmente, a tutte queste entità. Ma il problema sarebbe quello di puntare su un turismo che diversifichi, perché il vero consumo viene dai numeri. Ecco, insomma, 7 milioni di visitatori che vanno al Colosseo progressivamente ce lo distruggeranno. Nel senso che a un certo punto camminano su quelle pietre. Come è già successo per il pavimento di San Marco. Quindi poi dopo il problema, questo vale anche per Pompei, insomma, nel senso, è un problema quando si guarda solamente a numeri
clamorosi e bisognerebbe, io ho fatto l'esempio adesso di Roma perché posso citare i milioni di visitatori, insomma, per cui è evidente a tutti che 7 milioni di visitatori all'anno alla fine consumano quelle pietre, insomma, bene o male. Ecco, se pensati per un secolo, che so, sicuramente a un certo punto dovranno cominciare a limitare gli accessi, insomma. Ecco, il problema sarebbe quello di puntare a un... La vera sostenibilità è data dalla diversificazione, insomma, dal rallentamento indubbiamente delle velocità, insomma, in qualche modo, anche proprio per una responsabilizzazione maggiore del turista nei confronti del territorio che visita e contemporaneamente anche con, diciamo, cercare di incrementare l'offerta, insomma. Chiaramente non tutti andranno, per dire, a Zuglio, ecco. Però se noi cerchiamo di convincerli a andare a considerare di più anche il resto della regione e a unire Aquileia ad altro, magari si fermeranno anche un po' di più, ma si distribuiranno meglio sul territorio con vantaggi. Alla fine spenderanno le stesse cifre o anche di più, diciamo, sostanzialmente, ma con vantaggi per tutta la regione. Puntare su un solo spazio ha i suoi... insomma, può essere, diciamo, un elemento che alla lunga diventa insostenibile. Non siamo ancora in queste condizioni, direi, in Friuli, ma nella però, sostanza, ecco, vorremmo evitare che si arrivasse a questo rischio. Noi non lo vediamo, non faremo in tempo a vederlo, però visto che si tratta di programmare, sì, tutto è un modello di sviluppo che un modello di sviluppo che potrebbe Essere, diciamo, pensato subito per una maggiore diciamo, diversificazione, ecco, dei flussi, ecco, in maniera tale da renderli comunque più sostenibili. Quello che volevo dirvi prima dell'eccezionalità del documento storico della Basilica di Aquileia, al di là del fatto che Aquileia sembra che il Medioevo non esista quando è stato un centro medievale di primaria importanza, ma nel racconto che viene fatto al turista non esiste ed è scollegato dal resto della città. Ma è questo documento, cioè il pavimento originario della Basilica del 318, quindi dell'inizio del IV secolo, che si interseca perfettamente con la città romana, è parte della città romana, ma non viene raccontato allo stesso modo. Questo, vi dicevo, è un documento unico perché è un pavimento datato dalla dedica di che risale al vescovo Teodoro, che sappiamo essere vescovo di Aquileia nel 318. Questo vuol dire che è la prima certa documentata costruzione cristiana in tutto il Mediterraneo. Questo passa, allora, sarebbe la seconda, secondo la Chiesa, dopo il Laterano, che porta la data di nascita del 9 novembre del 316. Ma al Laterano non c'è nessuna documentazione archeologica di questo. Ad Aquileia c'è, e se anche il 318 non è il 316 va bene lo stesso, siamo negli stessi anni, quindi è un documento eccezionale. Non viene raccontato così. Io non ho mai sentito nessuna guida, parlano del bellissimo mosaico, che in realtà bellissimo non è, è un mosaico divertente, ma un mosaico a livello medio-basso. Sono più belle le teste di atleti delle grandi terme. Sicuramente. Che però sono contemporanee e infatti le due cose dovrebbero interagire di più, esatto, ed essere raccontate insieme fondamentalmente. Ma questo invece perché sono effettivamente le grandi terme sono terme Felices Costantiniane, quindi sono verosimilmente fatte nello stesso momento, ecco, quindi... dalle stesse maestranze. Qui lavoro le stesse maestranze, perché alle terme lavorano maestranze per edifici pubblici urbani. Qui lavorano maestranze private, perché le chiese, anche questo uno se lo dimentica sempre, ma erano edifici privati dal punto di vista proprio del diritto,
aperte al pubblico ma edifici privati, quindi le comunità cristiane dovevano in qualche modo tassare per costruire gli edifici, quindi sono, almeno in questo quarto secolo è così, quindi ogni chiesa, ogni comunità, a seconda delle proprie disponibilità economiche, anche della ricchezza della città, di conseguenza la ricchezza della comunità cristiana, a seconda delle proprie possibilità, costruiva e si faceva e quindi ricorreva alle maestranze che poteva permettersi. Questa non è una fondazione imperiale come il Laterano, no. Non è una fondazione... Le grandi terme sono una fondazione imperiale, sono 2 ettari, quindi quelli sono quindi una, il livello una fondazione imperiale. È diverso. Ecco, questo potrebbe essere un modo di raccontare, per esempio, Aquileia, diverso da quello che... Sì. Uno dei modi. Per esempio, a me è sempre colpito il fatto che non venga mai sottolineata l'unicità di questo documento, che è come documento storico, non come bellezza del mosaico, ripeto, è mosaico divertente, però potrei starci un giorno a raccontarvi come in realtà si tratta di documentazione, cioè di maestranze locali che lavoravano nelle domus di fianco praticamente, perché sono quelle, sono sì, gli mosaici che trovi nel... Credo che appunto questo sia un punto fondamentale in questo caso, perché appunto nelle vicine, non lontane, esatto, sostanzialmente grandi terme imperiali, che sono quelle dove scava l'Università di Udine, i mosaici scoperti invece hanno un salto di qualità notevole, sono molto più piccoli, molto meno divertenti, ma sì, nella sostanza... e hanno delle maestranze che noi sappiamo essere greche, perché nell'unico caso c'è una didascalia che ricorda una Nereide Climene, e questa didascalia è scritta in greco, in alfabeto greco, quindi sappiamo che la maestranza in questo caso è una maestranza greca. Vediamo che la qualità dei ritratti di atleti e anche la stessa scelta dell'iconografia guarda direttamente a un modello urbano, che sono in primo luogo le terme di Caracalla, in quel momento saranno state anche le terme di Diocleziano, dove conosciamo molto meno i mosaici, ma nelle terme di Caracalla ci sono degli splendidi ritratti di atleti che adesso sono ai Musei Vaticani, quindi chiaramente ci rendiamo conto che quello è un monumento, quello delle terme, pensato verosimilmente, fatto da maestranze urbane, ed effettivamente la chiesa, pur avendo un pavimento musivo molti più metri quadrati conservati, sì, in questo caso molti molti di più, è una maestranza che non lavora allo stesso livello e che verosimilmente quindi ha una committenza, diciamo, municipale, ecco, poi da definire episcopale, verosimilmente, sì, in questo caso episcopale. Perché c'è la... E infine, per finire, perché voi sapete che se date la parola dei professori universitari hanno un'autonomia di sì, un'ora e mezza ciascuno, quindi noi potremo parlare per tre ore, quindi avendo pietà di voi, per finire e concludere questa nostra chiacchierata, volevo portarvi velocemente un caso studio, cioè quello che noi abbiamo fatto sulla zona dei Castelli Orientali, quindi qui, e come insieme allo studio storico e archeologico, non si vede niente, questo è Ragogna, ecco, come poi siamo passati anche a cercare con un mio allievo, Francesco Zornio, che ha realizzato un progetto di fattibilità turistica per i castelli della Pedemontana e del Colle Orientale, scusate, e come sia possibile dallo studio, dalla ricerca, passare a una proposta turistica. Sono tutti i castelli che conoscerete tutti, quelli che vanno da Cernieu fino a Cividale e lungo la valle del Natisone, quindi ogni volta che andate a fare una passeggiata ne vedete qualcuno di questi, eccoli qua.
sono tutti sarebbero meglio, tutti raggiungibili con, attraverso la viabilità storica, cioè i sentieri che adesso sono diventati sentieri di montagna, ma sono le strade già presenti in età medievale. E qui nasce un problema che vedo subito. Il Castello della Motta, che fa parte di questo gruppo, è praticamente adesso irraggiungibile perché il sentiero è crollato. Il sentiero è sempre stato malmesso da sempre, ma sempre quindi nel 19, l'ultima volta che appunto Giorni è andato su per studiare la fattibilità anche di raggiungimento, la sostenibilità dei percorsi, ha detto che cioè, o uno fa free climbing o non ci arriva più e deve risalire dal torre, il sentiero non lo si percorre più. Quindi c'è anche in tutto questo discorso, a margine, vorrei ricordarvi che i progetti sono tanto belli, tutti, ma poi bisogna far manutenzione e costantemente, e la manutenzione costa e la manutenzione non dà visibilità, quindi diventa anche difficile trovare dei finanziatori per la manutenzione ordinaria. Quindi quando i turisti o qualcuno in giro mi viene a dire ah sì, però bisognerebbe fare questo, ah sì, bisognerebbe fare quest'altro, dico sì, benissimo, e lei è disposta a pagare un biglietto doppio? Perché con quello che lei paga, la manutenzione ordinaria non ci sta. Tutto quello che lei chiede diventa difficile farlo rientrare. In un discorso appunto di sostenibilità anche ambientale per il turista, la manutenzione è di fondamentale, la manutenzione del territorio proprio è di fondamentale importanza. E quindi vedete come diventa tutto poi in un discorso di questo tipo integrato, cioè dobbiamo noi tener conto di tutti questi aspetti se vogliamo poi che il turista venga, e allora sì che a quel punto il turista viene e rimane, se siamo in grado prima di costruire per bene un pacchetto sostenibile. Questo è il castello di Partistagno, che fa sempre parte del gruppo. Il castello adesso è raggiungibile anche attraverso una strada forestale ed è stato restaurato, adesso è tutto drammaticamente chiuso, però fa parte diciamo di questo percorso castellano. Ma quello che abbiamo fatto, questo al di là del percorso dei castelli e del pacchetto costruito diciamo, di fattibilità turistica, che effettivamente si può fare perché è stato fatto anche una sostenibilità economica per questo eventuale percorso turistico, volevo farvi vedere come in realtà anche valli che apparentemente non hanno nulla, come la Valle del Grivò, sia invece potenzialmente di grande interesse. Intanto la Valle del Grivò, Faedis, ha tutti questi siti che non vedete perché la diapositiva è piccolissima, però sono tutti raggiungibili attraverso i sentieri. I sentieri sono piuttosto larghi, alcuni, perché sono stati anche sfruttati durante la Prima Guerra Mondiale alcuni, e quindi abbiamo incontrato spesso anche dei ciclisti di mountain bike su per questi sentieri, quindi volendo si può raggiungere anche con altri mezzi oltre che i piedi. E c'è una buona situazione dei sentieri
e ci sono tantissime cose da vedere. Allora, qui vedete i castelli, che sono tutti in fila e che sono all'inizio della valle. Quelli, diciamo, a sinistra sono noti. Noi abbiamo ritrovato anche un castello dalla parte destra, che non era stato citato dal Miotti, però abbiamo trovato dei documenti, probabilmente Castel della Pala, che era raggiungibile, ci hanno detto, perché esiste il segno nel carte tabacco, fino al 1976, cioè fino al terremoto. Col terremoto del 76 è crollato il sentiero e da quel momento non ci si arriva. Cioè, noi l'abbiamo, vi dico anche lì, abbiamo fatto free climbing per trovarlo. Questo è il paesaggio che si presenta dalla Valle del Grivò. Quindi i castelli sono una caratteristica, ma è una caratteristica del Friuli collinare, castelli. Quindi sarebbe facile in qualche modo trovare un fil rouge per costruire dei percorsi. Questo è il castello di Zucco con le capre, quando c'erano le capre. A proposito di sostenibilità, ad un certo punto furono inserite le capre per il mantenimento della struttura, perché le capre, come sapete, mangiano. Purtroppo le capre però, come dire, eliminano una quantità di escrementi che voi non avete idea di cosa noi trovavamo poi, cioè non si riusciva a arrivare. Quindi la sostenibilità va bene da una parte, ma poi chi va a pulire? No, beh, ci vuole un controllo. Cioè non si riusciva a arrivare in chiesa. Una gestione del gregge, insomma, fondamentalmente. Le capre si riparavano tutte nel porticato davanti alla chiesa. E, cioè, una cosa, perché erano anche tante le capre. A un certo punto le hanno tolte, non ci sono più le capre, però mi dispiace molto perché erano simpatiche, erano curiose, venivano sempre a guardare quello che facevamo, ci facevano compagnia, come vedete. Questi sono i castelli, ma insieme ai castelli abbiamo fatto lo studio storico della valle. Questi sono i castelli visti, Zucco e Cuccagna, visti da Castel della Pala, cioè dall'altra parte della valle. Ci sono i mulini, una lunga serie di mulini storici, perfettamente raggiungibile. Ci sono le cave, quindi sarebbe anche una valle di questo tipo, può dare anche, diciamo, anche da un punto di vista naturalistico, anche dal punto di vista dell'economia antica, economia storica, cioè ha molte possibilità. Questa è una delle cave individuate. Le uccellande le abbiamo ritrovate, le uccellande che spesso ci siamo resi conto che sono state scambiate per resti di castelli e pubblicati come tali. Non guardatemi così, io devo sempre spiegare cosa sono le uccellande ai nostri studenti, che non hanno più memoria di questo. Quando però racconto che si mangiano polenta e osei, allora viene in mente che forse le uccellande servivano a qualcosa. La struttura che lascia l'uccellanda sul terreno, da un punto di vista archeologico, a un occhio poco attento può ricordare la struttura di un piccolo castello, ma insomma sono un po' diverse. E la posizione è simile, eh? La posizione è simile, d'altra parte devi costruirle dove passano gli uccelli, quindi al passo. Quindi abbiamo ritrovato anche quelle, la distribuzione delle chiese, anche tutta una serie di chiesette anche molto importanti nella Valle del Grivò, ci sono delle cose molto interessanti. Questa è una carta che riassume tutto quello che è stato trovato in questa valle minore, diciamo,
che assolutamente non ha vocazione turistica nel modo più assoluto, e come invece, questo è solo un esempio di quello che abbiamo fatto per cercare di dimostrare che qualsiasi tipo di territorio può essere di interesse, di interesse storico, perché, ripeto, ogni territorio, soprattutto in questa regione che mantiene gli stessi percorsi per secoli, è un palinsesto che può essere raccontato e che può diventare anche interessante dal punto di vista naturalistico, da un punto di vista anche questo castello di Zucco prima dei restauri, cioè i restauri si sono limitati a togliere le erbe, quindi non è possibile far altro, ma abbiamo sempre a qualsiasi tipo di visitatore in modo che possa trovare l'ambiente giusto e di suo gradimento. Grazie.